Oggi è domenica, una giornata di sole meravigliosa. Io ho desiderio di andare al mare da un sacco di giorni e oggi è la giornata perfetta. Ci sarei anche andato da solo, ma ci sarà qualcuno che mi farà compagnia oggi. Ciao! Ovviamente il tempo si è rovinato letteralmente, ma è una gioia proprio. E porca miseria, una volta e volevo andare al mare che ci sono venuto, si è annuvolato di nuovo, ma guarda che è una sfiga incredibile. Comunque sto con Michela, guarda, piacere. Che cosa per camminare normale. Cioè sta piovicicando, io non ci posso credere. C'era il sole fino a un attimo fa, com'è possibile? Guarda, sta conchiglia è perfetta per farci un giorno. Guarda, c'è un pochino. Sta piovendo proprio tanto adesso, porca miseria! Cioè ci siamo dovuti rifugiare in macchina perché questo è il tempo, ci siamo venuti a prendere la pioggia a Ostia e vai! Che amarezza! Ci si consola facilmente con la crepe. Come ogni episodio che si rispetti, l'ospite del giorno leggerà la parola del giorno. Quindi, Michela, leggerai tu la parola del giorno di oggi. Deditizio. Deditizio. Sì. Che vuol dire? Uomo libero, ma privo della cittadinanza romana. Barbaro sottomesso definitivamente all'accolto dell'impero romano. Ma che cazzo dice questa cosa? Non è che... Deditizio non è una persona che si dedica alle cose. Beh, ci dobbiamo fidare di Zanichelli. No, vedi, da dedito, dedizione. Quindi ci è dedita a qualcosa, però non ho capito... Perché questo è store, quindi storicamente... Storia. Comunque, voi che probabilmente non lo sapete, Michela è la mia ex ragazza e io sono uno dei suoi ex ragazzi. Uno dei tuoi, vabbè. Uno dei tuoi, è la verità. E la cosa potrebbe sorgere spontanea. Che? La domanda, ma com'è possibile che voi ancora vi vedete, non vi odiate e che... Ma perché non vi siete... Vado. No, perché secondo me... Può esistere. Perché se vuoi bene a una persona, esatto. Gli hai voluto bene, cioè nel senso noi ci siamo amati, il nostro era un rapporto bello, capisci? Cioè, noi confermo, ci siamo amati, confermo, sì. E quindi niente, cioè, se c'è amore, nulla si crea e nulla si distrugge, quindi, cioè si evolve, cioè, in qualcos'altro. Esatto. Noi l'affetto profondo, la dedizione del nostro indirizzare l'amore in qualcos'altro, ecco, vedi? Esatto. Deditizi siamo a fare questa cosa. No, è vero, perché le cose si trasformano, compreso un'emozione come può essere quella dell'amore. Vabbè, volemose bene, ragazzi, cioè non vi odiate, è inutile, l'odio non serve a nulla. Grazie, grazie di aver letto la parola del giorno e delle parole. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio di Vita da Videomaker. Se vi è piaciuto questo episodio mettete mi piace, soprattutto per la sfiga enorme che abbiamo avuto, soprattutto io, perché volevo andare al mare, da porca miseria, devo aspettare un'altra settimana probabilmente. Però ci siamo rifatti con i dolci, e i dolci risolvono sempre tutto, soprattutto la Nutella.